Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ciao, ciao Marco! Buongiorno! Eccoci qua, eccoci a un nuovo appuntamento con il soccorso digitale. Anche oggi nuovi consigli, nuove idee su come muoverci agevolmente in un mondo non sempre facile da capire. Comunque, per tutte le vostre domande e richieste potete scriverci. La nostra mail è unomattinainfamiglia@rai.it oppure scriverci su Facebook alla pagina Mattina Rai 1 oppure direttamente su Twitter. Allora, caro Marco, siamo in piena primavera e la natura si è risvegliata in tutte le sue forme. Ma qui parliamo di tecnologia e di digitale, quanto di più lontano dalla natura, o no? Eppure si possono mettere insieme le due cose, cioè la natura in fondo da sempre è stata un po' trasformata dall'uomo, no? È vero. E la natura oggi ha un problema noto, quello della moria delle api. E in effetti bisogna anche capire perché, e non a tutti i vari scienziati che analizzano è chiara la ragione. E allora, per stabilirla, per capire, hanno preso sostanzialmente un trasmettitore che hanno messo sopra la singola ape, che non la infastidisce più di tanto perché in sostanza è molto leggero rispetto alla sua capacità di carico. Uh-huh. E questo è stato fatto con 10.000 api. E questo fa sì di permette di seguire l'ape, di capire che cosa fa, quindi quanto è stata esposta a pesticidi, se è stata esposta a inquinamento atmosferico, dell'acqua, che cosa fa, proprio per capire le ragioni di questa moria. E questo è un bellissimo esempio di come la tecnologia possa tornare utile anche in settori impensabili. Invece concentriamoci sul presente, cioè sul nostro sportello digitale, perché anche oggi si occupa di un argomento interessante. Qual è? Allora, è il portale dell'automobilista. Avevamo già parlato precedentemente del fatto che si possono andare a guardare i punti della patente e così via. Sì. Però sul portale dell'automobilista si possono fare anche altre cose. Tipo? Ci sono un mucchio di argomenti. Per esempio, io ho un figlio 14enne che sta informandosi per la patente, anche se vive a Londra, ma in Italia, poi guiderà anche in Italia. E quindi in Italia sostanzialmente con il portale dell'automobilista puoi avere tutta una serie di informazioni sul codice della strada. E quindi capire che cosa può guidare e che cosa non può guidare. Basta andare su verifica da solo e scegliere l'argomento che ti interessa. Beh, capita proprio a proposito, infatti appena finisco la puntata vi vado a dare un'occhiata. Dai, te lo dico. Adesso che sei una neopatentata. È una neopatentata, proprio, l'ho presa l'altro compiuto giorno. 18 esatto. Anni. Esatto. E adesso invece passiamo al nostro spazio dedicato alle bufale, perché ormai le abbiamo sentite veramente tantissime. Tantissime. Io non credo che ormai potrai ancora meravigliarmi, perché ormai veramente... Dopo tutte quelle che ne ho sentite. E se ti dicessi che una donna di 101 anni ha partorito dopo un trapianto di ovaie, tu ci crederesti? Beh, no, anche non no. Ci posso credere, Marco. Eppure c'è incredibilmente chi ci crede. E circola questa in versioni diverse, è al 17° figlio, è dovuta andare a farlo in una clinica turca, eccetera, eccetera. In realtà questa fotografia che avete visto prima era presa da un sito che si chiama Life on Dead, cioè la vita di un papà che in quel caso invece ha messo una nonna, che è una bisnonna che prende in braccio per la prima volta il suo pronipote. Ma è una bufala, non fate circolare tutto quello che trovate online. Comunque mi è stupita ancora, ma come si fa a dare credito a una cosa tanto inverosimile? Vabbè, succede. Ora però andiamo a scoprire il video curioso di oggi. Allora, cosa ci mostri? Hai mai visto una macchina che stampa le strade? No. Guardala. Vai. Vai. Vedi, dopo le stampanti 3D, le stampanti dei fogli, le stampanti di vario tipo, c'è la stampante che stampa le strade. Io intanto quando arrivo a Roma vado un pochino in giro, secondo me a Roma, non vorrei dire, un po' di stampanti per le strade ne avete bisogno. Bisogna ma te le immagini in giro dalle nostre città a rifare il look strade di quest'estate? Stampano, vedi, sono tipo San Pietrini questi qua, vedi, una sorta di San Pietrino un po' più qua, e via, stampiamo come dei matti. No, è bello perché questa macchina permette molto velocemente di generare strade, davvero utile, comoda. Si risolverebbero se fosse vero. Qualche problemuccio, bella, direi di sì. Sì, qualche problema. Però a proposito di dissesti, vogliamo vedere quanti ne starà facendo il tuo alter ego. Andiamo che a vedere cosa fa. Marco, dove sei? Cosa fai? Marco, ciao.
Aspetta, allora cosa stiamo a fare là? Cosa stiamo facendo? Pettinando le bambole? Dovete venire qua che si deve lavorare. Allora, De Hita e anche De Hira. Come parli? Allora, se no, parlo così perché è una questione di linguaggio ed è complicato da spiegarti. Allora, sto misurando tutto qua perché, come vedi, sto cercando di rimettere un pochino a posto casa, eccetera, eccetera. Però per farlo non ce la faccio così. E allora sto utilizzando una serie di applicazioni che sono in generale gratuite e che servono e aiutano a ristrutturare, arredare o progettare la casa. Ce n'è una per esempio che si chiama Houzz, Houzz.it, che sostanzialmente è un social network per architetti. Aspetta che tolgo questo così è più credibile. E ti dicono sostanzialmente una serie di cose, una serie di aiuti, tra cui dove trovare i professionisti, eccetera. Sicuramente più professionisti di me, che non è che sia tanto bravo, Altrimenti ci sono delle altre applicazioni che permettono proprio di fare il planner della misura della casa, che uno di questi si chiama Domus Planner, che è un'applicazione per computer che ti permette di creare pareti, pavimenti, applicare materiali, eccetera eccetera, che è molto utile, no? Soprattutto per riuscire a districarti in mezzo a tutte queste cose. C'è un'altra che si chiama Magic Plan, che è per smartphone e quindi molto utile per chi vuole appunto arredare casa, progettare casa, rimetterla a posto, insomma una serie di cose di questo tipo. Ora scusami che devo continuare qua. Allora questa qui è una pinza e questo qui è un trapano, non è che siamo qui a pettinare le bambole. Andate, forza, tutti le vita. Ciao Max. Ma io non ho capito, ma perché parlava in quel modo? Vabbè, io sono un po' di origine lombarda e scherzo, era un po' bergamasco. Infatti, un po' forte, vieni qua. Sì, perché nell'immaginario collettivo il muratore è di Bergamo, che non è vero. Ma non è però vero, questa nella letteratura della comicità è un po' di bello. Allora io da lombardo mi sono un po' preso in giro, dai. E allora Marco, adesso andiamo a leggere la mail di Maria Pia che scrive: buongiorno, mi hanno detto di fare attenzione alle botnet. Può dirmi per quale motivo? Che cosa sono le botnet innanzitutto? Allora, le botnet sono reti di computer che però utilizzano i computer degli altri. Cioè, in sostanza, se tu hai in casa una telecamera, un computer non protetto, una serie di oggetti, c'è chi può utilizzare il tuo computer, per esempio, per poter attaccare altri computer. E allora cosa accade? Che diventi anche tu parte magari di qualcosa di illegale, che viene fatto illegalmente. Poi certo si può dimostrare, puoi far vedere, però bisogna sempre tenere i propri computer al riparo dei virus con antivirus, sempre aggiornati eccetera, per evitare di diventare che parte di questi attacchi, perché gli attacchi di DOS, che è un termine un po' tecnico, ma sostanzialmente sono attacchi che tendono a distruggere un server utilizzando in modo distribuito tante macchine, in modo che l'attacco arrivi da più fonti e che sia difficile da sostenere, da combattere. Ma quindi attenzione, cose che succedono, esatto, a volte uno dice ma io non ho niente da nascondere, chi se ne frega, al massimo entrano e prendono i dati. No, perché potrebbero usare il tuo computer per fare cose illegali. Marco, con cosa chiudiamo la notizia, la rubrica di oggi? Beh, perché la tecnologia a volte, e soprattutto il digitale, la comunicazione, viene d'aiuto anche alle persone, cosa che abbiamo già dimostrato più volte. Una molto importante, che peraltro in questo periodo purtroppo è anche, come dire, attuale, perché ci sono stati tanti episodi di bullismo e stanno uscendo fortunatamente, perché quelli ci sono sempre stati, e l'applicazione permette di segnalare alla polizia episodi di bullismo, che è una cosa molto seria. E quindi bullismo, spaccio di droga, eccetera eccetera. Come funziona? Si installa questa applicazione che si chiama Youpol, scritto Youpol, e quando vi trovate, chiunque, ragazzi a scuola, chiunque, di fronte a un episodio del genere, quindi di illegalità verso ragazzi, soprattutto ragazzi giovani, potete trasmettere in temporale quello che succede, mandare video, avvisare la polizia, linkare siti web nel caso in cui tutto ciò avvenisse online e non necessariamente davanti a voi, in modo da segnalare queste cose. La tecnologia deve servire anche a migliorare la vita di tutti noi e soprattutto dei nostri figli. Esatto, memorizziamo tutti questa applicazione che è davvero molto importante. Youpol. Caro Marco, siamo alla fine, quindi ci ritroveremo sicuramente sabato prossimo con il pronto soccorso digitale, però ci salutiamo rammentando che possono trovarti comunque su Facebook come Marco Camisani Calzolari. Ti aspetto. Grazie Marco. Ciao, grazie, a presto. Ciao a tutti.